Ciao a tutti, oggi vado a fare la ferrata nel Monte Ocone, una ferrata in Marimagna, precisamente nel paese di Valsecca. Lascio in descrizione le coordinate del parcheggio. La ferrata nel Monte Ocone è considerata una delle più difficili sia atleticamente che tecnicamente della Lombardia. E niente, cominciamo a salire. In 15 minuti di avvicinamento si arriva all'inizio della ferrata del Monte Ocone. Già dalla partenza si vede come spancia in fuori. La prima cosa che salta all'occhio, che è molto scomoda da far correre i moschettoni, molto scomoda. Giornata non bellissima, tosta questa ferrata. Porca trota, bisogna dire che è molto arrampicabile, ma il fatto che il moschettone non scorre bene dalla catena, bisogna sempre tornare indietro a prendere il moschettone. Bella, è una bella ferrata, spettacolare ferrata, veramente difficile, atletica, ma veramente, veramente bella. Questa per me finora è la ferrata più difficile in Lombardia. Il corno di grevo è difficile perché è lunga, ma non è così tecnica e non è così atletica specialmente, neanche la gamma 2. Forse la gamma 2, quella vecchia. Potete vedere, vicino ad ogni torrione c'è il suo sentiero di uscita per fare la normale, per salire al Monte Ocone. Comunque, spettacolo, anche con questa nebbiolina qua, ha il suo perché. Tiro tutto di forza, porca trota. Proseguendo dritto si continua la ferrata normale.
andando a sinistra c'è la variante del Monarca, che è estremamente difficile. Vado a vedere. È bello tosto, eh? Bello fuori questo. Minchia. Fuori di brutto questo. Trovato questo. Fatto il torrione del Monarca, si prosegue in direzione Torre 7. All'inizio dell'ottavo torrione, che inizia lì a destra, fin in basso qua c'è la variante Gamo, che è la più difficile, molto 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 difficile. Là ci sono 3 metri di strapiombo. Via! Qua è proprio
a strapiombo. Dai, dai. Porca trota, cosa sono andati a fare qua? Via. Porca, pezzo di ferrata più difficile che ho fatto. Madonna mia. Ok. Siamo fuori. Mamma mia, non molla mai questa ferrata. Gli ultimi passaggi e siamo arrivati in vetta. Per scendere ho preso il sentiero 588 e poi il 571. Una volta arrivati al convento dal sentiero 571, dobbiamo stare attenti a cercare il sentiero 574. Non è molto ben visibile, ma è il sentiero che ci porta, che mi porta giù alla macchina. Il sentiero 574 sbuca sulla strada, vedo già la macchina al parcheggio e niente,
Sono contentissimo di essere venuto a fare questa ferrata perché era l'unica che mi mancava di difficile, estremamente difficile, molto difficile. In Lombardia le ho fatte tutte e posso tranquillamente dire che è la più difficile in assoluto. Se unite alle due varianti che ho fatto, di gran lunga la più difficile in assoluto, sia dal Corno di Grevo che viene catalogato come estremamente difficile, ma secondo me solo perché ha un avvicinamento abbastanza lungo, è molto più difficile anche dalla gamma 2, anche dalla vecchia gamma 2, fattibile perché se l'ho fatta io lo possono fare tranquillamente tutti, però secondo me è la più difficile in Lombardia. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!